Rispettare l'ambiente e le sue risorse significa anche comprendere che i rifiuti devono trasformarsi in un valore. Seppur di limitata estensione territoriale, è grande l'impegno con cui lo Stato della Città del Vaticano sta favorendo ormai da anni la raccolta differenziata nei suoi numerosi uffici e presso le abitazioni dei residenti. Allo scopo di migliorare il servizio, recentemente è stata inaugurata presso la Torre San Giovanni l'Isola Ecologica del Vaticano, una zona per ora impegnata esclusivamente nella ricezione degli imballaggi in carta destinati agli impianti di stoccaggio. Nuovi mezzi tecnologici, attrezzature e container di ultima generazione si inseriscono così nel processo di raccolta e smistamento delle diverse tipologie di rifiuti, anche all'interno delle mura leonine. Con noi Domenico Ambrifi, responsabile dei giardini e della nettezza urbana dello Stato della Città del Vaticano. Attualmente quest'area è in via di sperimentazione, abbiamo messo il cartone pressato e il cartone in balle e praticamente questo viene lavorato, messo in dei contenitori appositi e poi praticamente viene portato nelle isole di stoccaggio. Il destino di questa zona è quella di diventare una vera e propria isola ecologica a tutti gli effetti, portando qui, oltre questi materiali che lei già vede, a portare ferro, legno, alluminio, vetro e tutte quante le altre componentistiche, compresi i farmaci speciali e i rifiuti speciali che noi metteremo in una zona apposita. In attesa del potenziamento dell'isola ecologica, la raccolta di questi materiali insieme al piombo, ai rifiuti liquidi e ai componenti elettronici opportunamente scomposti avviene in altre due zone della Città del Vaticano, l'area detta della Vignaccia e quella della Molazza. Sono due zone che noi abbiamo di complemento, una riservata a tutto ciò che sono i materiali pericolosi, nell'altro invece noi praticamente abbiamo un'area riservata per i calcinacci, per il legno, per il ferro e per gli arbusti, le varie potature che noi raccogliamo e la legna da ardere o che quella anche questa stiamo praticamente già da adesso stoccando e preparando per la vendita. Diciamo che noi raccogliamo il materiale presso tutti gli enti della Santa Sede attualmente. Loro lo portano presso i nostri due punti di raccolta, a quel punto il materiale dal personale specializzato viene suddiviso e stoccato e messo dato degli appositi codici di riferimento. In base a questi codici di riferimento poi vengono compilate poi delle certificazioni e il materiale viene portato nelle isole di stoccaggio. Un'attività quotidiana di raccolta e immagazzinamento conforme agli standard internazionali. I 42 operatori del servizio giardini e nettezza urbana della Città del Vaticano restituiscono così i materiali all'ambiente, trasformando gli scarti in risorse preziose.